Cosa succederà nel mio canale sulle terapie brevi quest'anno? Un bel po' di roba. Innanzitutto ho un nuovo progetto che è quello delle interviste agli esperti di terapia breve. In 11 anni di studio in questo campo ho avuto modo di entrare in contatto con diversi nomi della terapia breve. Michael Hoyt, Giorgio Nardone, Jeffrey Zeig, Dan Short, Ben Fulman, Matteo Rampina, Harvey Ratner. I nomi sono davvero tanti e ho avuto la fortuna di apprendere a tutti loro e di continuare a prendere una grande quantità di strategie, di tecniche, di logiche di intervento che mi aiutano nel mio lavoro e anche nella mia vita quotidiana. Così ho pensato, contattiamoli. Molti di loro hanno risposto e abbiamo fatto queste interviste davvero belle, penso sia venuto fuori un bel lavoro. Anzi, per me è stato come fare un ulteriore corso intensivo nelle terapie brevi. Così, per tutto il 2019, ogni settimana pubblicherò le interviste a questi grandi esperti contemporanei e spero che potete darne un bel po' di spunti. Un'altra cosa che farò sarà quella di approfondire per la prima volta le nuove logiche dietro alle tecniche di terapie brevi. Si tratta di un argomento di cui ho già parlato in un precedente video e di cui sono andato poi a presentare un corso breve in California qualche settimana fa alla Brief Therapy Conference, e devo dire che sia lì sia nel video ha suscitato l'interesse di diversi colleghi. Allora, in una logica di diffusione, di collaborazione, di cooperazione, di condivisione, ho deciso di dedicare un video al mese a questo argomento. Ogni secondo martedì del mese farò un video dove parlo di ogni specifica logica, dove faccio degli esempi, spiego un pochino come funzionano, approfondisco l'argomento. Spero che anche questo possa darti degli spunti utili nel tuo lavoro da psicologo con i pazienti e magari potremo condividere un po' di riflessioni su questo. Poi ovviamente troverai una serie di video dedicati alle tecniche utilizzate in terapie brevi, anche alle prassi comuni per massimizzare ogni seduta, e a metodologie come la terapia breve centrata sulla soluzione, l'approccio strategico, l'ipnosi ericksoniana, la terapia sulla singola e via dicendo. Insomma, questo è solo per darti un'idea. Spero che vorrai condividere con me anche quest'altro anno e ti invito a seguirmi sul mio canale YouTube, nella mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram o sul mio sito personale flaviocannistra.it, dove trovi ogni settimana tutti i video con anche le trascrizioni. Grazie, buon lavoro da psicologo e buona terapia breve.